utilizzando moltissimo in quest'ultimo periodo. Primo tra tutti questo profumatore per ambienti che è al Tai Chi, è un'aria spray rivitalizzante. Mi piace veramente tanto, è della marca Primavera ed è completamente eco-bio. L'ho comprato appunto in un negozio biologico. Vi lascio il link qui del haul bio che ho fatto, se siete curiosi di vedere tutti i prodottini bio che ho acquistato in quest'ultimo periodo. Sempre per quanto riguarda i prodotti biologici, vi faccio vedere questa. Scusate se ha queste mollettine, ma mi sono indispensabili per tenerla ben sigillata. È una maschera di Montagne Jeunesse, che è un marchio naturale, che però comunque potete trovare anche nei supermercati. Io ad esempio la compro all'Ocean e mi piace tantissimo. Questa in particolare è quella anti-imperfezione all'aloe. Mi piace veramente tanto, ha diverse erbe e verdure all'interno, infatti è verde e è veramente anti-imperfezione, purifica molto molto bene la pelle. Volevo poi parlarvi di questa crema, che è una crema corpo all'avena di B&B, mi piace tantissimo e la sto utilizzando praticamente sempre nell'ultimo periodo, l'ho quasi finita e l'ho acquistata da circa 2-3 settimane, quindi immaginate voi quanto mi piace questa crema, la utilizzo per tutto tranne che per il viso, per tutto il corpo tranne che per il viso. Sempre per quanto riguarda prodotti bio, vi faccio vedere questo rossetto, che tra l'altro è anche quello che indosso oggi. In realtà è un matitone a labbra, è della Tarte, è il colore Hope ed è di questo bellissimo rosa labbra matte, completamente opaco, che mi piace veramente tanto ed è proprio quello che sto indossando adesso. Come vedete è molto naturale, io adesso sto uscendo per andare in università, quindi avevo bisogno di un look fresco, naturale, fa anche molto caldo, e quindi ho deciso di indossare questo. Vi faccio vedere anche la matita color burro che sto applicando ultimamente, che sto utilizzando all'interno dell'occhio, questa qui di Paula P. Mi piace tantissimo per la formulazione, per la tenuta. Mi piace il fatto che sia una matita naturale, eco-bio, quindi assolutamente vi consiglio in generale tutte le matite di Paula P della linea Occhi. Per quelle della linea Labbra mi sto ancora facendo diciamo un'opinione, mi pare che varia un po' la consistenza, la texture in base ai colori, quindi ve ne parlerò prossimamente, dato che comunque ho tutti i colori della linea Occhi e tutti i colori della linea Labbra. Potrò farvi una recensione sicuramente più approfondita. E infine vi faccio vedere il pennello che sto più utilizzando in questo periodo, che è questo qui di Make Up For Ever. È un pennellino diciamo per la sfumatura precisa dell'ombretto nella rima dell'occhio, nella piega dell'occhio. Mi piace moltissimo, sono setole naturali, il pennello è completamente in legno, molto maneggevole, pratico, comodo, ha un peso perfetto. Le setole sono morbidissime, tagliate benissimo, è veramente un pennello professionale ed è uno dei miei pennelli preferiti. Per quanto riguarda invece accessori che sto utilizzando in questo periodo, vi faccio vedere questa collana che mi piace veramente tanto, che è la collana che sto utilizzando di più in questo periodo è una collana della marca Dudu che mi ha regalato Emanuele mentre eravamo in vacanza alla Riviera del Conero nelle Marche. Mi piace tantissimo sia per il colore, sicuramente molto estivo, e per anche il design stesso della collana. Tra pochissimo ci sarà online il video di tutte le mie collane estive preferite da bigiotteria, all'interno della quale ovviamente non è inclusa questa perché è un recente acquisto. Ho già editato il video e quindi lo metterò online prestissimo. Utilizzo molto spesso anche questo, che è un portaocchiali che è carinissimo, mi piace tantissimo, con tutti questi piccoli fiorellini su base bianca e questi fiorellini rosa, molto tenue, molto carino e romantico. Vi faccio vedere anche per quanto riguarda invece l'abbigliamento un cappello, che è questo qui, che è sicuramente il cappellino che sto utilizzando di più per quest'estate. È un cappello un po' stile Audrey, anni 50, di questo colore che riprende un po' tutte le sfumature del lilla, del rosa, del viola. È molto molto bello e è proprio un cappellino estivo, come vedete rimane su in questo modo. Io lo adoro,
mi piace tantissimo e niente che dire, io sono un pochino fissata con i cappelli, ne ho tantissimi, anzi fatemi sapere se volete il video di tutti i miei cappelli preferiti, magari ve li faccio vedere anche indossati, così magari potete prendere spunto per chi tra voi appunto ama questo genere di accessorio, per chi si vuole avvicinare al mondo dei cappelli, e lo amo, lo adoro letteralmente, mi piace tantissimo. In questo periodo estivo sono spesso via per il weekend, ma non solo, anche per viaggi più o meno lunghi, e quindi un prodotto che mi accompagna spesso è questo, il mio beauty da viaggio. Questo diciamo ne ho tanti, ma con questo mi trovo benissimo, è lavabile, è molto spazioso. Tra l'altro ho realizzato il video, se non l'avete ancora visto vi lascio il link del mio beauty da viaggio, in cui vi faccio vedere tutto quello che contiene questo beauty e tutto quello che contiene il mio beauty invece makeup da viaggio. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, vi faccio vedere un top che è questo qui che indosso oggi, di Abercrombie, con scollatura a cuore, tutti questi qua su base blu notte, bianchi, con questo fiocchettino in vita, e poi sotto è fatto in questo modo, quindi rimane tutto con queste valzettine, questo peplum delizioso sul retro è così. E per ultima, ma non meno importante, vi faccio vedere uno degli ultimi acquisti in fatto di borse. Sto utilizzando spessissimo questa, che è una borsa di Brandy & Melville, mi piace molto. Non è una borsa prettamente estiva, nel senso che un colore così scuro forse lo vedo più in inverno, ma dato che è un recente acquisto la sto utilizzando tanto, anche perché è molto spaziosa, e anche in questo caso ho realizzato il video in cui vi faccio vedere tutto il contenuto della mia borsa e come l'ho organizzata, in modo tale che possiate prendere spunto soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione dei prodotti all'interno della borsa, che come si sa per quanto riguarda le borse da donne insomma è un caos, almeno per me ci metto il mondo all'interno. Che dire, questi erano tutti i prodotti che ho preferito, che ho amato di più nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese. Fatemi sapere quali sono i vostri, lasciatemi un video di risposta, un commento, non dimenticate di iscrivervi al canale, di partecipare anche agli giveaway che c'è in questo momento sul canale dedicato all'estate, quindi sono una serie di solari, vi rimando comunque al video per vedere quali sono i prodotti in palio nel caso se vi interessa partecipare, e se vi va ci vediamo al prossimo video, ciao!